9 marzo domenica, tenetevi liberi un'oretta per andare al seggio, poi ci saranno tante cose da fare una domenica. Perché dico questo? Perché penso che le primarie servano a mettere in moto anche l'interesse della pubblica opinione, del corpo elettorale, della cittadinanza. E penso anche, diciamo naturalmente dal mio punto di vista, che più alta sarà la partecipazione, più alte saranno le mie, diciamo, percentuali, in quanto credo di essere in grado di intercettare quello che si dice, cosa stranissima, il voto d'opinione. E concludo solo con questa notazione, un dato: si sono tenute la settimana scorsa le primarie a Bergamo, una città poco più piccola di Pescara, in cui hanno votato 2.800 persone. Ecco, mi piacerebbe che a Pescara la soglia dei votanti sia decisamente più alta. Abbiamo qualche giorno, ma insomma, diamo il massimo per chiamare a raccolta quanta più gente possibile. Una cosa in riferimento a queste primarie, che secondo me è anche importante che voi sappiate. Chi è che vincerà le primarie? Vincerà chi sarà arrivato alla soglia del 40%. Chi prenderà il 40% di consenso rispetto appunto alle persone che sono andate a votare, vincerà. Ecco perché dovremmo cercare in tutte le maniere di poter andare in tanti a votare e votare Marco Alessandrini. Perché? Perché poi ci sarebbe il ballottaggio. Vi vogliamo risparmiare un'altra domenica. Un'altra settimana, la domenica successiva. E nella domenica successiva poi si potrebbero verificare anche degli accordi strani, che in politica prima parlava Marco inizialmente. No, aspetta. Inizialmente. Capi. Allora noi dobbiamo cercare di non arrivare al ballottaggio, che altrimenti si potrebbero verificare degli accordi strani, particolari. Dobbiamo essere limpidi, lineari, bisogna che appunto il 40% sia raggiunto con immediatezza il 9 di marzo, senza poi aspettare la settimana successiva. Allora, trovarti da solo è meglio, buonasera. Sei anche più bello che andare là. Ti posso fare un po' di interessi privati? No? Ce l'abbiamo già. Già abbiamo fatto tutto. Allora, ora mi devi introdurre, Alberto, vedi un po' che. No, io ormai ho parlato di tutto quello che stavo. Buonasera a tutti. Voi già sei entrato. Come sempre. Vabbè, io. Tanto grazie ad Alberto. Come avete saputo, Alberto si candida al Comune di Pescara. Marco, sono convinto che ha detto le cose giuste. Io vorrei che si stabilisse una mobilitazione all'altezza di cui siamo capaci e siete capaci quando si sente il mordente. Questa sarà una campagna elettorale molto impegnativa, perché i nostri avversari alla regione cercheranno di ridurre al minimo le perdite. Qui la partita è di quanto si vince alla regione. Faranno l'impossibile per cercare di comprimere le perdite. Io che cosa vi vengo a raccontare? Pescara avrebbe dovuto toccare terra regionale almeno 10 anni fa. Purtroppo ci sono stati meccanismi, astuzie, circostanze, qualche inganno, siamo arrivati a raggiungere a misura di possibilità questo risultato con 10 anni di ritardo, però non cambia nulla perché magari l'esperienza si è strutturata, si sono viste anche altre espressioni di governo. Io quello che vi rendo certo è che finalmente anche in Abruzzo si sperimenterà un modello di governo della regione. Perché tutto quello che è accaduto in Abruzzo per gli abruzzesi, per i comuni, per le imprese è successo come se la regione non ci fosse mai stata. Vedete, la regione che cos'è? Qui c'è Carlo Sprecacenere, che è stato anche assessore, ma quando lo ha fatto Carlo Sprecacenere la regione non era lo stato regionalista con i poteri di oggi.
Oggi la regione è un vero e proprio stato sul territorio e tra l'altro noi viviamo una condizione formidabile dovuta al fatto che siamo pochi abitanti con un suolo tutto sommato abbastanza tenibile sotto controllo e con una vitalità che ci induce a fare ogni giorno meglio se ci sono le idee. Dal punto di vista, ho dato la mano ad un sacerdote, mi aspetta a tal punto che mi ha fatto uscire il sangue. No, mi ha fatto piacere, credo che mi volesse dire che mi voleva aiutare, ma la stretta è stata talmente forte. Allora, noi abbiamo un'ambizione di costruire un'attività regionalista che aiuti le persone che vivono in questo territorio nelle seguenti direzioni. La prima direzione: fare in modo che le imprese in Abruzzo trovino facile nascere e svilupparsi. Io porto in tasca il provvedimento dell'INPS regionale e dell'INPS nazionale che hanno permesso ad un'azienda abruzzese di aprire una struttura di potenziamento di quella abruzzese in Romania. Per aprire la posizione INPS, la posizione contributiva, ci sono voluti 39 giorni e l'intervento del segretario generale della CISL, poiché non c'era un meccanismo grazie al quale si potesse aprire una posizione assicurativa di una società di qui che va a produrre un pezzo di produzione lì. Nella mia idea di regione, l'assessorato regionale alle attività produttive deve prendere in braccio ogni esigenza di ciascun imprenditore. Cioè non esiste più che la regione si rimpicciolisce e diventa una realtà che organizza il ripopolamento dei fiumi, la distribuzione dei fagiani lungo le pianure abruzzesi, fa qualche concerto a Scanno e organizza quello che può nella sanità. Invece la regione deve essere quella che prima di tutto organizza lo sviluppo, la crescita economica, scommettendo sulle facilitazioni riguardanti le imprese. Ogni impresa deve sapere, se realizza il progetto di crescita e di produzione di ricchezza, deve sapere che può contare sull'alleanza della regione. Che significa l'alleanza? Non sempre d'azione di soldi che non ci sono più come ieri, ma d'azioni di facilitazioni, di accelerazioni procedurali, di azzeramento dei tempi, di considerazione straordinaria del valore dell'esperienza di vita di un'impresa. Io sono stato domenica scorsa a Cepagatti, al mercato, ho fatto un comizio, ho ricordato un imprenditore che si chiama De Dominicis, che fa le porte a scomparsa a Cepagatti, il quale non ha potuto più corrispondere alle commesse che gli arrivavano dall'estero perché l'Enel non produce energia elettrica di qualità industriale su misura della produzione industriale, perché manca una cabina di energia elettrica di produzione industriale. Per la visione che ho io di regione, questo tipo di problema non deve vedere la solitudine dell'impresa. La regione chiama il direttore generale dell'Enel e fa fare la cabina, programmando che cosa? Un piano regolatore della distribuzione dell'energia elettrica industriale. Ma questo chi lo deve fare? La Standa, Tigre, la prefettura, il consorzio di bonifica? O lo deve fare la regione, che non ha l'affanno dei cittadini come ce l'ha il municipio? O lo deve fare, insomma, il governo regionalista, che ha la consapevolezza che se si ritorna a produrre qui si riaprono anche speranze per i posti di lavoro che stanno sempre di più scomparendo. Secondo dato, vi voglio parlare di un argomento del quale io parlo non sempre, ma qualche volta quando mi ci metto ne parlo fino alla nausea. In questi lunghi giorni di campagna elettorale che sto facendo, ed è la ragione per cui Balducci Alberto deve capire che il ritardo, se fosse frutto di una permanenza nella stanza 114 di piazza del Pantheon, io sarei da fare e da meritare appunti, ma poiché sono stato adesso a parlare con persone che mi esprimono dolori riguardanti la loro vita, e non erano persone singole, sono stato al centro di accoglienza dei diversamente abili di via Pesaro della Chiesa, parlare con Don Antonio Di Giulio, che finalmente ha fatto una scelta di campo nel capire chi è che lo potrà aiutare nel futuro. Allora, il tema della sanità. Questa è la regione nella quale il più alto numero di richieste che pervengono alle figure politiche attiene alla diagnostica sanitaria. Io che faccio adesso, diciamo, il premuroso per la regione,
non sono ancora candidato, sono soltanto candidato alle primarie, domani lo diventerò alle regionali e poi forse, con l'aiuto della democrazia, presidente della giunta regionale. Già oggi il più alto numero di richieste che mi arriva è di accelerare la diagnostica sanitaria. In Abruzzo avere una TAC, una PET, una risonanza magnetica, una visita specialistica richiede decine e decine di mesi. Il mio amico Ettore Cianchetti, che voi sapete chi è il più bravo senologo del centro Italia, per riuscire a corrispondere alla quantità di diagnostica che viene a lui richiesta, si deve fare in 14 e nel mentre sarebbe normale che lo si aiutasse ad essere bravo per tutti, la regione attuale ha asciugato l'organizzazione di cui lui disponeva, cioè ha ridotto la strutturazione delle sue risorse, anziché aumentarla. Bene, che cos'è che propongo io? Primo dato, organizzare per quanto riguarda la salute in Abruzzo un meccanismo tipo lo sportello unico per l'edilizia, lo sportello unico sanitario, e cioè un cittadino che ha bisogno di una visita, poiché la visita non la si fa o l'attività di specialistica diagnostica non la si fa per ragioni di bellezza, ma la si fa perché uno presume al 50% di avere una patologia o una fragilità, da quel momento in poi è il sistema regione che prende in braccio e conduce la persona, paziente, cittadino, fino ad arrivare alla prestazione sanitaria. Ma con la prestazione sanitaria non finisce il rapporto, perché deve esserci poi una regione che, fatto l'intervento di acuzie, cioè l'operazione come la chiamiamo tutti in gergo, a 30 giorni la regione deve chiamare a casa per telefono, sapere come stai, come va, a 60 giorni come stai, come va. Io non è che parlo di una cosa che ho letto sui fumetti, io l'ho visto questo. Io ho avuto un fratello che si è operato a Borgo Trento di Verona al cervello. A 30 giorni lo hanno chiamato, a 60 giorni, a 90 giorni, quando lui ha avuto problemi di deambulazione, ha detto torna, vieni subito. Questo sistema ti fa percepire un'istituzione legittima, autorevole, meritevole dal fisco all'obbedienza. Quando è che si rompe il patto? Non quando un eletto non dice le parolacce, e mi sembrerebbe questo che si voglia far credere, o quando un eletto non denuncia non solo l'avversario, ma si rompe il patto quando l'istituzione non fa niente nei momenti estremi della vita. La vita ha come momenti estremi per l'individuo la salute, lo studio, il lavoro. Per l'impresa il momento estremo è avere accesso al credito, potersi ingrandire, potersi insediare su un suolo, poter avere una facilitazione. Se ho un problema con l'Enel, la regione deve aiutare, perché rischia di essere un momento estremo per la committenza da rispettare. Ma D'Alfonso parla di una regione che c'è da qualche parte, certo che c'è. In Lombardia questa regione qui c'è stata con Piero Bassetti, c'è stata nelle Marche, c'è stata in Umbria, vedete quanto è cambiata l'Umbria, ed è un presepe come l'Abruzzo, tutto sommato, sono di meno loro, sono di meno. Ma tutto sommato, tra come erano e come sono diventati, c'è la parabola dei talenti. Rispetto a come erano, quanto hanno aggiunto con le politiche pubbliche, con le decisioni, con le iniziative, con il progetto? Sulla materia sanitaria, noi non abbiamo un difetto di bravura dei medici. Fioritoni è stato bravissimo, Torlontano straordinario, Di Bartolomeo gigantesco, Fernando De Benedetto Acchieti, primario di pneumologia, è bravissimo. Il chirurgo di chirurgia vascolare di Teramo, che si chiama Moretti, è bravissimo. Il neurochirurgo dell'Aquila, che si chiama Galzio, è bravissimo. Il neurochirurgo di Teramo è molto bravo, così come a Pescara c'è una tradizione, esistono tradizioni straordinarie di dermatologia oncologica all'Aquila, straordinarie, l'oculistica aquilana, pescarese e anche teatina sono oculistiche di grandi bravure. Che cos'è che noi dobbiamo fare? Le bravure personali ci sono, dei medici e del personale di supporto. La tecnologia l'abbiamo comperata anche in avanzo, la tecnologia. Che cos'è che manca? L'organizzazione. Manca l'organizzazione, cari cittadini che siete qui, care donne che siete qui, manca l'organizzazione. Io mi sono operato alla spalla a ottobre per un mio errore di condotta fisica. Mi hanno operato, è andata bene, li ho ringraziati. Ho chiesto anche il voto, ma non è che me lo danno. Poi però ho fatto una domanda: che fine fanno i dati della mia operazione? Vengono introdotti in una banca dati? Quei dati vengono lavorati?
si costruisce su quei dati l'ulteriore offerta sanitaria? Ma no, perché non abbiamo la figura che fa questo lavoro. E come si distribuiscono i primariati in Abruzzo? Le strutture semplici e complesse, la filiera, dalla diagnostica alla prestazione. Non c'è questo, e questo lo deve portare il governo prodotto dalla democrazia, che siete voi. È quello che ci deve mettere l'eletto attraverso una visione e l'utilizzo delle competenze. Non c'è stato questo, cari amici, non c'è stato questo. Il dibattito ASL unica, doppia ASL, è un falso dibattito. Se me la sentissi di fare una battuta, e me la permetto perché sono amico della persona che adesso cito, è un dibattito che può appassionare Moreno. Il dibattito sulla ASL unica o la doppia ASL è un dibattito che non ha la struttura per meritare il coinvolgimento di una seria riflessione. Assomiglia alla storia della Madonna. Vi ricordate voi quando la Madonna comparì a Montesilvano? Qualcuno ha pensato che serviva a nascondere le assunzioni dei 61 invalidi civili al Comune di Pescara. Cioè, si inventò un tema, e lo dico da credente, praticante, quasi quotidiano, ma non c'entrava niente la Madonna a Montesilvano. Cioè, sembra il cacao meravigliato di Renzo Arbore, il dibattito sulla ASLUN, ma che c'entra? O il dibattito sulle province. Sta storia, ma io difendo la provincia perché la provincia a Chieti mi fa l'economia degli impiegati che consumano il caffè, per cui se se ne va la provincia vengono meno gli impiegati che poi non consumano il caffè e c'è un pezzo di economia in meno. Noi dobbiamo vedere quanta provincia ci serve come palazzo, ma quanta strada provinciale in più comoda ci serve. Sono le strade provinciali che ci servono per andare in un paese. Adesso torna ad essere difficile come il 700. A Castiglione Messer Raimondo, per arrivarci o il cavallo. Nel 7-800 i medici prendevano una indennità contrattualizzata che si chiamava l'indennità di cavalcatura, che ci andavano a cavallo. Nel 7-800, tra il 1796 e il 1814, la grandezza delle province veniva misurata in relazione alla resistenza fisica del cavallo che disegnava la grandezza della provincia. Quindi il dibattito non è ASL unica o ASL doppia, provincia unica, provincia doppia. Il dibattito è il merito del servizio, del prodotto che si fa. Noi dobbiamo concepire non solo la prestazione sanitaria rispetto a chi ha la patologia, ma dei 350.000 anziani ultra 65 anni che stanno in Abruzzo, 100.000 sono soli, con un reddito irrintracciabile. Costoro hanno diritto ad una forma di welfare, di benessere, di vicinanza, di prossimità. Quelli hanno diritto a sentire la vicinanza di qualcuno. O guardate, in un comunello sotto Castel di Sangro, che si chiama Castel del Giudice, hanno organizzato una forma di RSA. 300 persone anziane si sono prese per braccio, come a fare un giro tondo, e si aiutano a vicenda per superare il tema della solitudine. La regione ha riconosciuto questa forma di sussidiarietà orizzontale e gli ha assicurato anche forme iniziali di medicalità. Insomma, noi ci dobbiamo inventare qualcosa per chi non è malato, ma è solo e anziano e non ha la forza reddituale per provvedere da sé. Su questo, una realtà statuale che costa 4 miliardi di euro deve produrre qualcosa in più, rivedendo, ripensando, riorganizzando, concependo l'innovazione, ragionando con la logica del progetto. Io di questa regione vengo a parlare e concludo con un dato. Sono stato anche accusato, perché ragiono così, per me in principio fu l'impresa. Se in Abruzzo non tornano ad essere rigogliose le imprese, quelle che ci sono, e ad arrivare nuove imprese, la rabbia delle famiglie non verrà superata, perché il tema si chiama la forza lavoro che non riesce a collocarsi. Allora, da 129.000 imprese in Abruzzo noi dobbiamo passare a 150.000 imprese. Come si fa? Facendo capire che in Abruzzo chi investe non è solo, chi c'è deve continuare ad investire, e chi deve venire da fuori deve sapere che qui, questa è la regione più facile d'Europa. Noi realizzeremo un menù Abruzzo come se fosse il menù di un ristorante, dove sono elencate tutte le convenienze, le velocizzazioni, l'azzeramento dei tempi. È possibile che una regione dica alla San Carlo che vuole investire, quelle delle patatine, 300 milioni, ma non so,
là tu gli devi dire là sta la terra da Avezzano e io in 2 ore ti do il provvedimento, 2 ore, e poi vado anche alle procure a dire che ho fatto questo. No, non so. E guardate, siamo in una condizione che se anche volessero, poiché non l'hanno fatto mai, non lo sanno manco fare, e né c'è la dedizione per concepire un atto di quel tipo. Invece io vi assicuro, cari amici, che ci sarà una determinazione tale, quando si accende la luce di un'impresa che vuole investire, là la struttura burocratica del potere si deve compiegare come una funzione, deve diventare come il grembo che accoglie dentro di sé. C'è una pubblicità di un albergo a Roma che si chiama Flora Hotel. Sta scritto, la risposta è sì, dimmi qual è la domanda. La risposta è sì, dimmi qual è la domanda. Noi questo tipo di atteggiamento con alcune figure della società lo dobbiamo assicurare. E qual è la figura della società? Prima di tutto l'impresa. L'impresa. L'impresa che però fa le uova. L'impresa che realizza ricchezza sociale. L'impresa che genera lavoro. L'impresa che adotta dentro di sé il ragazzo che vuole studiare. L'impresa che dentro di sé ospita stage e tirocini. E l'impresa che non fa questo non potrà partecipare a bandi della regione. O tu mi fai vedere il bollino blu che dentro di te hai adottato ragazzi in stage e tirocinio, altrimenti non puoi partecipare a nulla della Brusca. Questa è la premialità. Questa è la che si può fare. Così come, cari amici, è assurdo che l'Umbria e le Marche col terremoto sono rinate. Rinate. E da noi il terremoto è ancora solo un inciampo. Quello è il più grande cantiere d'Europa, 10 miliardi vanno girando. Devono essere cantierati velocemente. Cantierare non significa fare il pezzo di carta. Cantierare significa che le tute degli operai si devono sporcare di cemento. E significa che in quei cantieri noi per ogni 100.000 euro dobbiamo ospitare anche figure giovanili che devono imparare anche la curva della schiena rispetto ad un cantiere. Perché c'è una domanda drammatica che colpisce il giovane quando va a fare un colloquio di lavoro. Che esperienza hai? Per fare esperienza c'è bisogno del lavoro, per fare lavoro c'è bisogno di fare esperienza. E tu lo rompi questo meccanismo se consenti in maniera graduata e aiutata un accesso graduato. Vedete, io ho una visione non minimalista, non rinunciataria. Non ho una visione del Presidente della Regione o della Giunta regionale fatta sul nascondimento. Non mi sentirete mai dire non è mia competenza, mai lo dirò, perché non è così, perché c'è la competenza che prevede la legge sulla materia propria assegnata. Poi c'è tutta una sfera di ruolo che riguarda la Regione, che io chiamo di protagonismo istituzionale. Ma chi vorrebbe dire, per esempio, che davanti a scuole, anche di proprietà comunale, ripetutamente in difficoltà sul piano dell'idoneità per la presenza dell'Eternit, come si fa a dire che la Regione non c'entra niente? Se la Regione battaglia con Palazzo Chigi, col quale Palazzo Chigi ci si trova davanti una volta al mese per la conferenza Stato-Regione, se io ho le visioni chiare, sollevo il tema dell'Eternit delle scuole abruzzesi lì e diventa una mia competenza assunta. O vogliamo parlare dei fiumi? Guardate che se questa regione esiste e non è più la regione degli abruzzesi che parlavano come gli africani dell'Abissinia, disse una volta un generale amico di Cavour, che venne qui nel 1863-64 a cercare di capire che cos'era l'Abruzzo, mandò un generale, questo generale scrisse: ho trovato gli abruzzesi, allora eravamo abruzzesi e molisani, che assomigliano agli africani perché parlavano ad alta voce, non si lavavano, mangiavano in malo modo con le mani, si distinguevano soltanto i teramani abituati a cucinare per i papi. Se noi siamo diventati la bella regione di adesso è perché la civiltà ci è arrivata dai fiumi. E perché ci è arrivata la civiltà dai fiumi? Perché grazie ai fiumi, all'acqua, si è prodotta la carta. L'abbondanza di carta ha prodotto i giornali. I giornali hanno prodotto liberazione delle idee. Il risorgimento dell'Italia è stato concepito anche in provincia di Chieti, sul fiume Sangro. I fiumi hanno consentito i mulini lungo il fiume Tavo, il Nora e il Tavo. E noi i fiumi oggi li abbiamo malatissimi, pieni di tumori, che bloccano addirittura i porti. Non si fa niente. Come se la Standa dovesse pulire il fiume a Terno Pescara o non so quale altro fiume. Anche lì noi abbiamo lungo il fiume a Terno Pescara 116 scarichi abusivi.
Il punto non è di prendere a calci quelli che hanno inquinato, è di chiamarli e concordare con loro. Concordare con loro dove possono arrivare loro seriamente, pena la sanzione penale, dove possiamo fare noi insieme, anche chiamando a raccolta il ministero. Quello che è certo è che se non si fa niente mai si risolve quel problema. Ecco, io teorizzo questa regione, una regione fiduciosa, una regione che prenda a calci la paura, perché questa è una regione oggi vinta dalla paura, una regione nella quale non c'è più desiderio, e non parlo del desiderio individuale, parlo del desiderio collettivo, del desiderio di produrre cose, fatti, di fare accadere fatti ulteriori. Concludo, cari amici, vedete, io non sono un esperto di arte, di quadri, però la notte io mi sogno un'immagine di una comunità di persone, l'arrotino, il falegname, l'artigiano, il giubbonaro, esiste pure il giubbonaro, quello che fa le chiavi. Io mi sogno ripetutamente questo circuito di persone che esprimono con la manualità la realizzazione delle cose. Noi dobbiamo fare sì che dovunque in questa regione ricomincino le attività. C'è una specie di ripiegamento su se stesso. Noi stiamo come consumando le scorte d'obbligo. C'è una legge che fissa l'obbligo di mettere da parte le scorte d'obbligo per il consumo di energia. Io questo lo so per ragioni di lavoro. Perché si teorizza che se scoppia qualcosa di imprevedibile, quelle scorte dovrebbero provvedere a... Noi stiamo mettendo mano alle scorte d'obbligo che questa nostra piccola civiltà, se potessimo dirla così, si è dotata nel corso dei decenni precedenti. Non va bene, perché questo nasconde la paura, l'abbandono, la scomparsa dell'ambizione. Allora, la funzione che io assegno alla regione, che non è un ente martellato dalle emergenze individuali come accade nei rapporti col comune, io provvederò attraverso questa regione a riattivare il circuito della vita di questa regione, sapendo che saranno 5 anni, 60 mesi, 1800 giorni. Renzi dice che farà una riforma al mese, io sono convinto che quello lo farà perché ha una carica motivazionale. Concludo con una frase secondo me molto significativa. Io se fossi un datore di lavoro non mi farei orientare dal curriculum, che il curriculum racconta ciò che è stato prima, io mi farei orientare dalla motivazione. La motivazione descrive la ragione per cui si è resistenti fino al raggiungimento di quel risultato. Renzi ha una potenza straordinaria sul piano della motivazione, e non deve accadere che trascorrano 10 anni inutili. Lui deve farlo adesso, ha fatto anche qualcosa di forzoso, però lui quella energia la deve donare al sistema paese. Lui ha detto che una riforma al mese, quel discorso della messa in sicurezza delle scuole è una cosa seria, che a parte la vita dei bambini e la serenità delle mamme, quella produce lavoro, e quella voglia di discutere con Bruxelles sull'indebitamento è una cosa seria. I grandi economisti italiani, Ugo La Malfa, Visentini, Beniamino Andreatta, teorizzavano la sanezza dei conti, ma anche l'organizzare forme contenute, salvaguardate di indebitamento, alla condizione che l'indebitamento generasse investimento. Ma il luogo che forma le bravure della futura classe dirigente, come si fa a considerare l'indebitamento? Quello è un investimento. La scuola comoda. Noi abbiamo nelle città delle scuole che ostacolano financo il saluto, bacio, mamma figlio. C'è per esempio qualche scuola a Pescara che noi dovremmo vedere di delocalizzare da dove sta, che non consente il rapporto affettuoso genitore-figlio. I bambini è come se dovessero essere slanciati per via dell'inseguimento del traffico. Dice Renzi, non è possibile che la scuola, che è la prima forma di investimento della società rispetto alla nuova generazione, sia così messa. Bravo Renzi a dire che al primo posto c'è quel tema lì. Ha fatto tutta una riflessione sulla fondamentalità dell'insegnante, per esempio, e poi tutto quello che ha affermato circa anche la vita delle imprese. Io vi chiedo di aiutarmi. Come si fa a vincere le elezioni? Prima regola, che il candidato non sia solo. E affinché il candidato non sia solo, c'è bisogno che tutti si sentano candidati come il candidato. Ognuno di voi conosce 50 persone, con 50 persone ha un rapporto di convivenza, parlateci. Dite davvero che le cose le faremo cambiare, poi saranno problemi miei fra 60 mesi che mi denunceranno, ricominceranno anni di processi, ma vabbè.
Tra l'altro ho trovato anche un sistema per farmi fare risarcimenti danni. Io fino adesso ci ho guadagnato da sta storia 120.000 euro. Mo non so, devo vedere che cosa fare, perché uno ha scritto una cosa non corretta. E secondo me, da quello che ho capito, oggi ho una nuova occasione per guadagnare risorse. Ci farò, vorrei riprovare con Toyo Ito a fargli fare un'opera. Vorrei riprovare con Toyo Ito a far fare un'opera. Comunque aiutateci, aiutate Marco, che è un giovane molto bravo sul quale noi vogliamo costruire l'affidamento della città. Non sarà solo, lo circonderemo di persone di buona volontà. Aiutate Alberto, che non ha bisogno di aiuto. E poi consentite, hai spiegato molti punti interessanti. L'aspetto del turismo, per cui Pescara ha una vocazione innata, quei famosi fondi che tu hai gettato, lo affrontiamo in un'altra occasione compiutamente. Vi prego, parlate con tutti quelli che conoscete, ognuno di voi conosce nell'ordine i vicini di casa, quelli con cui fa le vacanze, i genitori, colleghi dei bambini che sono amici dei vostri figli, le persone con cui andate in chiesa, magari fate attività sportiva, andate a fare la spesa, fate la fermata dell'autobus. La motivazione voi dovete comunicare, a parlare bene di questa proposta. Guardate, la popolazione è fatta così, un 30% ha idee precise politicamente parlando. Un 20% non va a votare per ragioni, secondo me, anche di desolazione individuale. C'è un 50% che attende di ricevere una motivazione. Una motivazione può essere il fatto che arrivi a sentirmi o a sentirci. Quella anche produce motivazione. Ma una motivazione è se, per esempio, una persona apparentemente disinteressata produce invito a fare una riflessione, produce stimolo a fare una riflessione. Allora vi prego, parlate con le persone che conoscete. Io vi rendo certo un fatto, la regione che nascerà il 26 di maggio sarà una regione che fa cose, realizza fatti, ve lo rendo certo, e noi esibiremo una volta l'anno i risultati conseguiti sulla sanità, sulla vita delle imprese, sull'esperienza dei ragazzi, sulla collaborazione che pretenderemo che venga data alle università e che le università dovranno dare al territorio. Non saranno più troni lontanissimi, privi di capacità di collegamento. Però abbiamo bisogno di avere una legittimazione forte. Guardate che se io arrivassi, grazie al vostro aiuto, a vincere per 10-15 punti di differenza rispetto all'avversario principale, se ne accorgerebbe Palazzo Chigi, la politica nazionale, e vi assicuro che qui saranno interessanti gli obiettivi che noi raggiungeremo. Io ho in mente di mettere ordine ai porti abruzzesi, di fare in modo che finalmente questa città abbia un aeroporto, ridare vitalità al trasporto ferroviario, fare in modo che la Sangritana curi tutto il trasporto interno alla regione, ma anche per il Molise e per le Marche, e poi fare sì che l'Abruzzo venga distinto in 33% di suolo, un 33% destinato alla vita delle persone, un 33% destinato alla bellezza che Dio ci ha donato, e un 33% destinato agli insediamenti produttivi. E l'imprenditore che riceve la terra la deve ricevere facilmente, ma con l'impegno sottoscritto che quando finisce la vita di quell'impresa, quella terra torna nelle disponibilità della società. Non è più un pieno di benzina del quale dispone il destinatario di quel terreno. Il vincolo contrattuale di destinazione, cioè di destinazione produttiva di ricchezza. Insomma, queste sono idee che altrove sono già fatte. Nell'Illinois è già così, nella Silicon Valley è già così, in Baviera è già così. Noi lo dobbiamo fare meglio di loro. Concludo con una riflessione. Io ho studiato per fare l'amministratore, mi sono candidato e ho fatto l'esperienza decisionale nei livelli sottostanti, ho incontrato anche il dolore per fare l'amministratore. Io credo adesso di avere soltanto il bisogno di un sito dove giocare questa partita, dove realizzare insomma questo patrimonio anche di riflessione. Ogni volta che mi sono candidato ho vinto, grazie al voto generoso della democrazia. Io non vengo da una grande famiglia, da una famiglia dal doppio cognome, vengo da un piccolo paese. Quando mi sono sottoposto a giudizio ho sempre fatto più, perché la cittadinanza ha visto la coincidenza tra le cose dette e le cose fatte. Con questo spirito mi permetto di dirvi: aiutatemi a vincere questa battaglia. Prendete anche voi in braccio questa esperienza di competizione. Buon lavoro, auguri a Alberto che di sicuro verrà eletto, auguri a Marco, che dobbiamo fare in modo che
ottenga quello che non ho ottenuto l'altra volta. Buona serata, auguri e a presto. Non è stato eletto sindaco, ah, si è candidato 5 anni fa. Ah, 5 anni fa. Sì, sì. Poi il 9 di marzo si vota alle primarie, mi raccomando. Buona serata. Un abbraccio, buona serata. Buona serata. Un abbraccio a tutti. Scusa.